Molti anni dopo, di fronte al plotone di esecuzione, Aureliano Bondì, detto Volta Gabbana, si sarebbe ricordato di quel remoto pomeriggio in cui aveva sbagliato l'orario dell'appuntamento. Voi ucciderete me, ma non la mia idea. E adesso, prima di morire, voglio raccontarvi com'è cominciato. Era una mattina di settembre... Lo vedi? Sono occhiali senza lenti. Ogni volta che mi chiedono perché metti gli occhiali senza lenti, io rispondo perché così mi ricordo che quello di mettersi gli occhiali è solo un gesto. Noi crediamo di vedere il mondo, di vedere come si evolve, ma la domanda è: che lenti abbiamo messo? Cosa c'è dentro i nostri occhiali? Molti di noi, trascorsa la fase inquieta della vita, aspirano a un'esistenza più serena. Per avere una vita serena sarebbe sufficiente cambiare i nostri comportamenti, lavorare su noi stessi, evitare i conflitti e acquietarci. Ma è un lavoro che non ci piace fare. Preferiamo pensare che in fin dei conti la serenità si può anche comprare. Per comprare la serenità ci vogliono ischei. Per avere ischei bisogna fare una vita poco serena. C'è qualcosa che tocca. Dai, chiudi la porta! È andato tutto bene fin quando quel maledetto birro non ha tirato fuori l'artiglieria! Aia! Sei stato colpito? No, mi ha beccato il pappagallo! Ancora quel pappagallo? Ma è di mia moglie! Dovresti liberarti di quella bestiaccia! Ma io sono affezionato a mia moglie! L'importante è che ce l'abbiamo fatta! Prima di limonare col nostro ego, ho tre domande da farvi. Primo, perché abbiamo tutti questa faccia incarognita? Secondo, perché siamo in tensione che sembra che andiamo ai rigori quando è certo che mantenendo la calma si è più efficiente? Terzo, perché non abbiamo nessuna nozione dell'igiene e continuiamo a mangiare fritti da 3 settimane? Che sia perché questo è un covo di delinquenti e non un bungalow di sciampiste a Gabice? Ciò, hai qualcosa contro le sciampiste? Mia madre è una sciampista. Posa quella pistola o ti riduco che la parte più grossa di te è larga un pixel. Un'altra cosa che mi domando è perché bisogna sempre dire queste frasi a effetto. Ciò, abbiamo degli sceneggiatori che sniffano più di un camion di spurghi? Mi pare il minimo. Sarà, ma io non capisco perché facciamo i turni per fare la guardia e non facciamo i turni per lavare i piatti. Ascolta, Finocchio, questo è un covo di uomini veri, non una convention di trans. Ciò, hai qualcosa contro i trans? Mia madre è trans. Posa quella pistola o ti faccio un buco in fronte che da dentro si sente il cervello che dice chiudete che fa corrente. D'accordo, dai, svuota sta valigia che contiamo i soldi del bottino. Ok. Fantastico, saranno almeno 2 milioni di dollari. Ma sei mona, ma non lo vedi che la valigia è vuota? Credevo che aggiungevano le banconote in post-produzione. Porca puttana vacca bastarda, qualche figlio di troia ci ha inculato come verginelle! Un'altra roba che mi domando è perché il nostro turpiloquio debba sempre andare in direzione della possessione sessuale e del mercimonio. Ascolta, Torvo, tu ti chiami Torvo, io mi chiamo Bieco e lui si chiama Lurido. Non possiamo mica parlare come ricercatori della Crusca? Ciò, hai qualcosa contro i ricercatori della Crusca? Non dirmi che tua madre è ricercatrice della Crusca? No, ma sono un loro follower su Twitter. In ogni caso, posa la pistola o ti faccio fare il bungee jumping legato dalla parte dei coglioni. Bando alle ciance, cerchiamo di capire piuttosto cos'è successo. Giusto, alle 13 in punto eravamo nel cavò. Io ho riempito la valigia di banconote. Io aspettavo in macchina. Sì, però io poi la valigia l'ho passata a te. Certo, e secondo il piano io l'ho passata Volta Gabbana. Esatto, poi siete saliti in macchina e siamo partiti.
ma Volta Gabbana. Dov'è? Figlio di puttana, ci ha inculato i soldi. Non avrei detto che ne fosse capace. Forse il fatto che la valigia che ti ho passato io fosse nera, mentre questa è grigia, doveva metterci in allarme. Ci ha sodomizzato come dei gibboni quel figlio di Baldracca. E so anche quale sarà la prossima mossa. E quale sarà? Farà una telefonata anonima alla polizia. La polizia? Come la polizia? La polizia! Dov'è? Dov'è? No, ho detto io polizia. Mettete via le armi. Tra un po' li avremo tutti alle calcagna. Mi sono sempre chiesto come mai noi delinquenti dobbiamo dire che abbiamo la polizia alle calcagna. Che cazzo c'entra? Eh no, nel gergo comune, il plurale del calcagno è maschile. Bisognerebbe dire i calcagni. Le calcagna mi sembra più un plurale romanesco. Te stai a pensare a romanesco tu, e noi siamo braccati come una volpe nel parco di un baronetto. Ma ragionate, se vengono qua i birri, non trovano niente, la valigia è vuota, i soldi ce li ha Volta Gabbana. Bravo Mona, e le armi? Già. Forse non dovevamo uccidere tutti gli ostaggi. Erano solo 91. Ma che succede? Porca mignotta, è andata via la luce. Ma perché sentiamo sempre il bisogno di sottolineare le cose più palesi? Ovvio che è andata via la luce. Non si vede un'ostia? Io ho un sospetto. Ce lo dici adesso o passiamo alla battuta successiva? Secondo me Volta Gabbana è in questa casa e ci ucciderà tutti. Porca bagascia, io non voglio morire. E perché noi? Ah, qualcuno ha un'idea. Io dico dividiamoci e cerchiamolo. Ma perché in questi frangenti bisogna sempre dividersi e fare il gioco dell'assassino? Se restiamo insieme avremo più possibilità di difenderci. Ma noi siamo uomini d'azione, non possiamo star qua senza far niente. E invece sì, perché questo è il momento in cui noi delinquenti ragioniamo sul senso della vita e meditiamo sul nostro crimine, dando così la possibilità a un eventuale aggressore di organizzarsi per massacrarci. Io non ho commesso nessun crimine, guidavo la macchina. Ma se hai messo sotto due scout... Non sono io che ho scelto il crimine, è stata la società che mi ha messo la pistola in mano, è stato il sistema tutte le volte che mi ha umiliato, tutte le volte che mi ha sputato in faccia. Ma questa è farina del tuo sacco o spari vaccate per conto terzi? Facile denigrare l'avversario senza controbattere il ragionamento. E così il sistema ti ha sputato in faccia. Ma è uno sputo metaforico. A volte la società ti può sputare anche col dileggio di una parola gentile. Ma voi sembrate all'oscuro del fatto che esiste una cosa che si chiama responsabilità individuale. Nessuno ti mette una pistola in mano se non la prendi tu. Oh, adesso comincia. No. Responsabilità significa capacità di dare una risposta. Se fai delle scelte, devi essere capace di dare una risposta alla domanda perché hai fatto quello che hai fatto. Questo ci differenzia dalle bestie. Sì, ma il libero arbitrio non esiste. A ben guardare, il libero arbitrio è soltanto un gioco di parole. La libertà non esiste. In un range di possibilità esiste il libero arbitrio. E tutto per i maledetti Skei. I Skei sono una trappola, sono un giocattolo meccanico, sono una marionetta che manovra. Tu pensi di gestirli e invece sono loro a gestire te. Mi ricorda la favola dell'uomo dentro al pozzo. Una volta un uomo cadde in un pozzo. Non riusciva a risalire, si sentì perduto, ma scoprì presto che dentro il pozzo c'era un altro pozzo. Chi c'è laggiù? Sono un altro uomo, proprio come te. Anch'io ero lì su, poi volevo salire e sono finito in quest'altro pozzo. E non ci sono appigli? Non c'è niente che puoi usare per salire? No, non c'è niente qua. C'è solo un altro pozzo! Aiutatemi! Con dentro un altro uomo! Il tizio dice che giù da lui c'è un altro pozzo! Con dentro un altro uomo! Fatemi uscire da qui! Ma su da te non c'è una corda? No, ero convinto che ci fosse! L'uomo del pozzo più in alto l'aveva vista la corda
Se lui avesse gettato la corda di sotto e gli altri avessero fatto altrettanto, piano piano sarebbero tutti risaliti e una volta arrivati al pozzo più alto avrebbero fatto presto, con la forza del loro numero, a fare arrivare qualcuno all'aperto e questi, con la corda, avrebbe fatto risalire gli altri. Ma poi pensò che in questo modo tutti sarebbero stati liberi come lui. Pensò che avrebbe perso il privilegio di essere più vicino degli altri alla libertà. Perciò non disse niente, smise di guardare il cielo che gli faceva ricordare la sua prigionia e da quel giorno passò il tempo a guardare giù, dove l'invidia degli altri uomini lo faceva sentire potente e privilegiato. Va aggiunto che in realtà tutti i pozzi avevano una corda, ma pur sperando di salire al pozzo superiore, nessuno voleva che i più disperati arrivassero al suo livello. E così tutti preferivano soffrire, purché ci fosse qualcuno che soffrisse più di loro. Stai vaneggiando come un fan in ascensore con Madonna. Oltre a mortificarmi, volevi anche dirmi qualcosa? Voglio dire che esiste anche la consapevolezza. Io so perché ho fatto la rapina. L'ho fatta per i schei. Bastava che andavi a lavorare. Volevo tanti schei. Bastava che facevi il presidente di regione. Ma non basta rispondere a una domanda, perché la domanda a cui rispondi è sempre l'ultima. Andando a ritroso, ti potrei domandare perché volevi tanti schei. Perché il sistema ti ha imposto desideri non tuoi e sei convinto che questo meccanismo serva ad ottenere l'attenzione degli altri. Se vuoi l'attenzione degli altri, basta che entri in campo nudo alla finale di Champions. Per le parole straniere non si pronuncia il plurale, ma ci sono eccezioni. Champions è una di quelle. Ma scusa, ma Champions non è un genitivo sassone? Ma anche espadrillas, che è una parola pseudo spagnola, o tacos, che è una parola spagnola. Nessuno direbbe vorrei dei tacco. Il mio pusher di Verona dice che curriculum al plurale non andrebbe detto curricula. È come calcagna, ma va detto curriculum perché è una lingua straniera. Non so se si possa definire il latino una lingua straniera. È una lingua morta? Morta, ma straniera. È la lingua che ha dato origine a tanti dialetti, a tante lingue europee. Anche se sono sopravvissuti substrati preesistenti. Sono il detective Benetton. Se fate una mossa, sparo. Vi conviene credermi sulla parola? Anche a te ti conviene crederci sulla parola. Facciamo una botta di conti. Tu hai una pistola, noi abbiamo tre pistole. Non vi conviene uccidermi. Avrete tutta la polizia ai calcagni. In ogni caso, io credo nella sperimentazione empirica. Profittando del fatto che avevo spento la luce, vi ho svuotato i caricatori? Ma come hai fatto? Semplice. Basta un'app nel mio Fat Phone 2 e si vede nell'oscurità. Funziona anche col Fat Phone 1. Incredibile. Funziona così. Io adesso spengo la luce. Mi sono fatto giocare come un pivello. Come hai fatto a metterti sulle nostre tracce? Vi tenevamo d'occhio. E tutto per i fottuti schei. Ara, che se mi rompi il Fat Phone ti denuncio. Ma come si fa a mettere l'applicazione che si vede anche col buio? Vieni qua che ti faccio vedere. Vai a spegnere la luce. Fa vedere. Allora. Io voglio sapere una cosa da voi. Non ne sappiamo niente dei schei. Noi abbiamo trovato una valigia vuota. Quella buona ce l'ha volta Gabbana. Non me ne frega niente dei soldi. Con quattro clic posso spostare milioni di dollari grazie all'aiuto di un hacker compiacente. E voi siete ancora lì che rubate banconote. Tu parli così perché non hai mai fatto una fattura elettronica? E cosa ci vuole? Basta attrezzarsi. Firma digitale, chiave privata, chiave pubblica, sistema integrato, moduli online. Con 120 clic, due visite da un notaio e 4 mesi di attesa, il gioco è fatto. Io faccio il fabbro. Ho rifatto il cancello nuovo per il comune. Non l'avessi mai fatto. Se non faccio la fattura elettronica non mi pagano. Ho dovuto mandare la mia segretaria a fare un corso di aggiornamento.
300 euro t'ha morti, ladri. Quelli che te lo fanno via internet e ti salassano. Così il governo può dire di avere creato nuovi posti di lavoro. E in nome di una semplificazione che complica la vita ai poveri cristi, vanno ad ingrassare la lobby della mediazione. Io, solo per poter dire elettronicamente che sono io, devo spendere 80 euro all'anno più 20 euro per ogni fattura. Oppure, il che è peggio, sperimentare l'enorme svellamento di scroto che avviene ogni volta che ti connetti con un sito del governo, dove un'orda di burocrati frustrati scrive effettuare invece di fare. Perciò ho detto basta, fanculo la pubblica amministrazione, desto par de coglioni, da oggi lavoro in nero, Dio caro! Ma torniamo a noi. Lei cosa vuole esattamente da noi? Il bolo nero. La pietra più preziosa del mondo, talmente impermeabile alla luce che se lo metti sul comodino viene subito notte. La pietra più opaca del pianeta, un pezzo unico trovato per caso nelle miniere di diamanti di Zero Branco, vale 90 milioni di dollari e l'avete presa voi. Anche quello ce l'avrà volta Gabbana. Ma ormai sarà già a Tijuana. Perché a Tijuana? Perché è là che abita la sua amorosa. Sei un genio, bravo. C'è qualcosa che non capisco negli sguardi della gente, sulla mia faccia color pietrisco, che non ispira a niente, che non sia il gusto per il linciaggio o qualcosa di più crudele, come colpirti con il dileggio di una parola gentile. E sta di fatto che Landi rivieni a scavallare questo confine fatto di pistole e di treni, per me non ha fine. Inoltre detta come va detta, con la mia faccia da panciovilla, ogni dogana è una messa cantata di miccia e scintilla. E di ritorno verso Tijuana senza più niente da dichiarare, salvo il fatto che una puttana mi ha spezzato il cuore. Devo notare che c'è una faccia sullo specchietto retrovisore e sembra proprio che non le piaccia questo mio guardare, questo suo guardare. Tutto questo senza contare che ogni qualvolta tramonta il sole, su questa merda, su questo mare mi sembra uguale. Invece quando mi guardo intorno, tra questi passeri fermi in aria, è già passato un altro giorno di questa guerra ordinaria, di questa guerra necessaria. Bieco, Torvo, ci siete? Questo è un problema di non facile soluzione. Eppure ho seguito scrupolosamente il piano, alle 19.30 ero qua. O era le 17.30? Sta a vedere che era le 5.30. Buongiorno, qui è Bordin Funeral House. Voi ci mettete il morto, al resto pensiamo noi. Volevo ordinare 3 bare, 3 tombe e 3 funerali coi fiocchi. Lei è fortunato, questa settimana c'è l'offerta. Schiattano in 3, pagano in 2. Non mi interessa, i skei non sono un problema. Credo di essere cambiato, sapete. Voi non ci crederete, ma è successo tutto in un giorno solo. Voi sapete che a me piace correre in macchina, mi è sempre piaciuto. Dicono che sia come quelli a cui piace il bungee jumping o le montagne russe, per riprovare l'ebbrezza di quando da piccolo ti sollevavano da terra, i tuoi ti facevano il vola vola. Andare in macchina o in ascensore fa riprovare l'ebbrezza dell'assenza di gravità, un po' come quando stavi nella placenta. Più che un piacere infantile, è un piacere prenatale. Quel giorno ero andato veramente veloce. Dovevo vantarmi con qualcuno. Che senso ha andare veloce se non ti puoi vantare con nessuno? E così ne ho parlato col primo che ho incontrato, il professore. In ogni bar c'è sempre uno detto il professore. E con lui
mi vanto della velocità della mia macchina. Professore, indovina quanto ci ho messo dalla Cruz a arrivare qua. Cosa se vince? In che senso? Cosa se vince se indovino? Non ci crederai mai. Cosa? Quanto ci ho messo dalla Cruz a arrivare qua. E allora perché me lo dici? Di solito ci si mette 40 minuti, eh? Io ci metto anche tre quarti d'ora. Io ci ho messo mezz'ora tonda. Da non crederci, eh? Se vuoi, posso crederci. Ho risparmiato un quarto d'ora tondo, eh? E come pensi di impiegare questo quarto d'ora? In che senso? Voglio dire, hai superato il limite. Hai preso la multa, hai messo in pericolo la vita delle persone. Hai inquinato, hai messo a dura prova il tuo apparato cardiorespiratorio, hai rischiato tu stesso di morire. Hai creato uno stress che ha messo in sofferenza i tuoi organi interni e che quando sarai vecchio andrà a pesare sul sistema sanitario nazionale. E tutto questo per guadagnare un quarto d'ora. E tu stai impiegando questo quarto d'ora per spiegare alla gente che hai guadagnato un quarto d'ora. Non ti sembra un modo un poco insulso di vivere? E lì ho capito una cosa. Noi passiamo gran parte della nostra vita a dimenticare chi siamo e a inseguire i desideri di qualcun altro. Lo so che tanti si credono delle aquile, ma la verità è che siamo come passeri fermi in aria che guardano giù e aspettano che succeda qualcosa e aspettano che qualcuno faccia succedere qualcosa. Scusate, sapete dove sta di casa un certo Volta Gabbana? No, signor. Ciò ti ha fatto un buco in fronte che ci passa un traliccio. Non ho mai avvertito una così bella sensazione di aria dentro il cranio. Però è un peccato, dopo una vita così serena, una morte così violenta. La morte non è mai violenta, è la vita a esserlo. Va bene, io vado che sono a cena da mia figlia, passo la serata a trastulare i miei nipotini tenendoli sui ginocchi, ci si vede. Me sa che non ci si vede più. Tuttavia l'espressione sui ginocchi è meno usata del plurale romanesco sulle ginocchia, un po' come i braccioi e le braccia. Anche se nel caso dei bracci meccanici si dice i bracci. E infatti mi sono sempre domandato nel caso dei robot se si dice i bracci o le braccia. Sono braccia, ma sono meccanici. Dunque si dovrebbe dire i bracci del robot. Quante domande irrisolte che te lascia la vita.